Una vita al servizio del Vangelo tra gli ultimi della terra è quella di Padre Luca, pronta a rinunciare a tutto per seguire Cristo. Nel 92 ero in Perù quando Sendero Luminoso uccise Giulio. L'avevo salutato pochi giorni prima, dovevo essere con lui quella sera. Nel 97 uccidono il padre Daniele, amico carissimo. 2021 Nadia. Il Signore l'aveva detto chiaro, no? Subirete persecuzioni. È un cammino questo in cui uno deve mettere in conto di perdere la vita non solo a parole ma poi in concreto. 7.000 italiani tra laici e religiosi portano il Vangelo nel mondo dalle grandi favelas dell'America Latina all'Africa subsahariana fino alle periferie delle metropoli contemporanee. L'essere missionario è un'esperienza basilare per un cristiano. Il Papa vorrebbe vedere che i nostri giovani o meno giovani diplomatici abbiano questa possibilità. È un tipo di maturazione della fede, diciamo. L'Italia da secoli è terra di missionari e anche quando la missione è stata strumentalizzata, come in Africa e in Etiopia, dove nel 1937 i fascisti, a Debre Libanos, massacrarono migliaia di cristiani copti per ritorsione, anche in quell'orrore un seme è nato. Oggi ad Adua c'è l'unica presenza medica, che è quella di una suora salesiana, suora Laura Girotto.